devo dire che con quest'acqua, insomma, un po' ci rinfrescheremo in questa calura dello studio rosso di Radio Piombino, qui in via Buon Compagni 7, appunto, a Piombino. Che pezzo, signori ragazzi, eh? Eh sì, sì. Piaciuto Paolo? È bello, bello, bello. Era, l'avrei riconosciuto, un pezzo dei Doors, da LA Woman, ti ho fatto ascoltare Riders on the Storm. There's a killer on the road, c'è un assassino pazzo, un serial killer che si aggira sull'autostrada da quelle parti, che a proposito, di citazioni è stato fatto anche un noto film, no? Sul The Hitch. Dell'autostoppista film agghiacciante, come direbbe Conte. Però la voce di Jim Morrison in questo ambiente, in questa atmosfera, non è che è una magia di questa canzone. Spero ti sia garbato, mi sei sentita, no? Oh, sì, qualche volta. Ma poi sarebbe stato bello, quando sono andato a Parigi, sono andato a vedere la tomba, no? Sì. Sentirla, siccome era un giorno che pioveva. Era proprio l'ideale. Era il Jim che tra la sì, usciva fuori secondo me dalla tomba. Questa figura veramente questo sciamano era bello, maledetto, con una voce pazzesca. E insomma, grande pezzo, grande gruppo. Bene, proseguiamo allora con la nostra trasmissione. Tocca a me? Tocca a me? Sì. Le annunciamo questa volta? No, ormai teniamo la linea. Vabbè, sì. Diamo solo qualche indizio. Sì. Qualche indizio. Si torna avanti nel tempo, ma avete capito, insomma, le generazioni che sono sfasate. E torniamo ai giorni nostri. Un gruppo nemmeno fra i principali della nuova scena post-punk, ma questa canzone è particolarmente bella e è una canzone da manuale di cosa è il post-punk. L'inizio con il basso, poi entra la voce, piano piano arriva la chitarra sferragliante e poi il ritornello vincente. La lanciamo e ne parliamo.